Salve a tutti, siamo alla lezione numero 29 e parleremo della struttura del periodo musicale. Il periodo è l'espressione completa e compiuta di un'idea musicale. Può essere un piccolo brano definito o una parte di brano che, comunque, esprima un'idea nella sua interezza. I termini che usiamo, periodo, frase, semifrase, inciso, sono mutuati dalla costruzione del testo letterario, poiché non c'è una nomenclatura specifica per le strutture musicali. L'inciso è la cellula ritmica o melodica di base che serve alla formazione del periodo musicale. È composto essenzialmente da almeno due suoni, uno in levare e uno in battere o viceversa. Ora, nell'esempio A, vi farò vedere alcuni incisi melodici dal levare al battere. Tempo tre quarti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora in tempo due quarti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tempo sei ottavi. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ora nell'esempio B vi farò vedere alcuni incisi melodici dal battere al levare. Tempo 3 ottavi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tempo 2 quarti. 1, 2, 1, 2. Tempo 6 ottavi. 1, 2. Tre incisi formano rispettivamente una semifrase binaria o ternaria. La semifrase deve contenere in sé una struttura armonica che possa trovare una conseguenza logica nella semifrase seguente. Queste due semifrasi a loro volta formeranno una frase. Vediamo l'esempio C. Si tratta di una frase formata da due semifrasi binarie contenenti due incisi ciascuna. Il primo inciso è questo, tempo tre ottavi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La seconda semifrase, altri due incisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'insieme di queste due semifrasi forma una frase. 1, 2, 3. Andiamo all'esempio D e faremo una frase formata da due semifrasi ternarie contenenti tre incisi ciascuna. Tempo due quarti. Primo inciso. Secondo inciso. Terzo inciso. E questa è la prima semifrase ternaria. Seconda semifrase ternaria. Primo inciso, secondo inciso. Terzo inciso. Qui abbiamo la frase formata da due semifrasi ternarie. Prima semifrase ternaria. Seconda semifrase ternaria. L'insieme dà una frase formata da due semifrasi ternarie. Due o tre semifrasi formano una frase e più frasi formano un periodo. Ora svilupperemo l'esempio C che è composto da una frase formata da due semifrasi binarie di due incisi ciascuna. A questa ne accosteremo una seconda perfettamente simmetrica e otterremo un semplice periodo musicale. La prima frase è formata da questi incisi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
la seconda frase, scusate, è formata dai seguenti incisi. D'insieme risulta così. Questo era un periodo musicale, cioè l'espressione completa e compiuta di un'idea musicale. Comincia con la tonica, settimo grado, primo, quinto, quarto, terzo, quarto, quinto, primo. Quindi comincia con la tonica e finisce con la tonica. Si tratta di un periodo musicale completo. Per costruire un periodo musicale sarà necessario deciderne la struttura binaria o ternaria e scegliere i gradi da usare. Nell'esempio che segue vediamo una struttura completamente binaria formata da 8 incisi, 4 semifrasi, 2 frasi in un periodo di 9 misure. La nona misura ripete l'accordo di tonica e serve a completare il numero degli incisi. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.